Eleonora, oggi vi parlo di questo smartphone, lo Xiaomi Poco X3 Pro. Come potete vedere è un telefono abbastanza grande, ha uno spessore di 9,4 mm e un peso di 215 grammi. Il suo design è piuttosto semplice, caratterizzato da un enorme logo Poco sul retro, che va un po' a gusti. Lo schermo invece è rivestito in Corning Gorilla Glass 6 per una maggiore resistenza. Il telaio è realizzato in alluminio, mentre il retro è tutto in plastica. È classificato IP53, che conferisce al telefono una resistenza alla polvere e all'acqua. Ci sono tre colori tra cui scegliere: Phantom Black, Metal Bronze e Frost Blue. Il display invece ha un pannello LCD IPS da 6,67 pollici con una risoluzione di 1080x2400 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di risposta al tocco di 240 Hz. Al cuore di questo smartphone è presente il processore Qualcomm Snapdragon 860 abbinato a una GPU Adreno 640. Ha 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD. Il sistema operativo è MIUI 12, basato su Android 11. Ma passiamo ora a parlare delle fotocamere. Poco X3 Pro ha 4 fotocamere posteriori, una fotocamera principale da 48 megapixel, una ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro e un sensore di profondità, entrambi da 2 megapixel. La fotocamera frontale, quella dedicata ai selfie, è da 20 megapixel. Infine, questo smartphone è in grado di registrare video fino a 4K a 30 fotogrammi al secondo. Per quanto riguarda la connettività, supporta il Wi-Fi 5, il 4G LTE, il Bluetooth 5.0, il GPS, la tecnologia NFC e dispone anche di un Blaster IR, il piccolo puntino nero sulla parte superiore del telefono. Infine la batteria, da 5160 mAh ha un'autonomia di circa un giorno e mezzo, quasi due con un basso utilizzo. Anche la velocità di ricarica è abbastanza buona. Il Poco X3 Pro è dotato di un caricabatterie da 33 W che porta il telefono al 100% in 59 minuti, o almeno questo è quello che ovviamente dichiara Xiaomi. Potete trovare lo smartphone Xiaomi Poco X3 Pro su BPM Power cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace e se vi va lasciateci un commento. Mi raccomando, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube e attivate la campanellina. Ciao a tutti e al prossimo video!